collegato da Torino Federico Francesco Ferrero, nutrizionista. Buongiorno, buongiorno a tutti di te. Buongiorno, venga con me professoressa, spostiamoci al tavolo centrale dove c'è Aldo Maria Cursano della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buongiorno Aldo. Allora, Ferrero, comincio da lei. Dal punto di vista nutrizionale, quali sono secondo lei i cibi non adatti al trasporto? Ma guardi, innanzitutto c'è anche un punto di vista gastronomico, perché gli italiani stanno messi molto male rispetto al sapore se ordinano tutte quelle pizze a casa, perché lei pensi tutto il lavoro che c'è nelle mani del pizzaiolo, questo patrimonio dell'UNESCO che poi viene messo in cartone e arriva a casa completamente moscio in sapore. E tante volte il sapore ci dà anche delle ottime indicazioni sulla parte nutrizionale. Sì. Perché quando andiamo a magari riscaldare nuovamente dei grassi che sono già stati scaldati perché arrivano a casa o sul posto di lavoro, magari appunto non alla temperatura adeguata, comunque sviluppiamo delle sostanze che possono essere molto indigeste. Quindi tante volte sarebbe meglio trasportare i cibi freddi e mangiarseli pure freddi. E una grande pizza napoletana, se fatta raffreddare sul bancone, è buonissima al mattino dopo. Purtroppo la maggior parte delle pizze fatte con farine non adeguate o con mozzarelle che mozzarelle non sono, una volta che sono fredde vanno bene ad essere utilizzate come chewing gum. E quindi per questo è tutto un po' complesso. Ecco. Va bene. Vedevo Cursano che annuiva all'affermazione di Ferrero sul fatto che poi la composizione degli alimenti sballottata nel trasporto poi altera la bontà del piatto finale, diciamo. Ma lo modifica anche il piacere di gustare un piatto, un prodotto, una pizza appena fatta, appena sfornata in un luogo, nell'arco di quei minuti ne salta le proprietà organolettiche, il piacere, il profumo e anche la socialità. Ma è chiaro che bisogna prendere atto che c'è sempre meno voglia di cucinare a casa. Ecco perché il mercato del delivery, quindi della consegna a domicilio, sta prendendo un campo così straordinario che non può il mondo della ristorazione che io rappresento tenerne conto, perché sta avendo delle dimensioni tali che molte organizzazioni del lavoro fanno un 50% a domicilio, un 50% di somministrazione. Uno dei piatti più ordinati, una delle cucine più richieste è certamente il sushi. Ce ne siamo occupati proprio qualche giorno fa. E il problema del trasporto cozza con la contaminazione degli alimenti. Come va trasportato questo cibo? Beh, è un prodotto delicatissimo dalla sua origine, dal suo acquisto, dall'abbattimento, delle procedure di sanificazione da tenere sempre la catena a freddo, sempre sotto controllo. È chiaro che noi nel momento in cui consegniamo il prodotto si delega la responsabilità, ma questo però non ci esonera dal fatto di occuparci di come arriva il prodotto a destinazione. Perché se si dà un uovo e arriva una frittata c'è un problema, vuol dire che non è il prodotto che io ho pensato. E questo capita spesso anche a noi, nonostante non abbiamo la responsabilità del trasporto, che il cliente che conosce la nostra offerta gli arriva un prodotto estremamente, sballottato e ci chiama per dire no, ma come mai? In questo caso lo può mandare indietro il piatto se non risponde a determinate... La responsabilità di coloro i quali forniscono il servizio e per la quale noi chiaramente diamo un prodotto consegnato a norma, accompagnato anche con lo scontrino fiscale che può aiutare anche la tracciabilità di chi l'ha portato. Però è chiaro che se si mette il crudo con il caldo e lo si trasporta insieme, il sushi arriva cotto. Certo. Ed è un problema. Ecco perché forse riflettere di questo fenomeno, che in altri paesi ormai si è caratterizzato che ci sono ristoranti senza posti a sedere, ristoranti che fanno solo delivery. Quindi vuol dire che forse il mercato domestico si sta spostando e bisogna regolarlo secondo costo noi. Di piatti a domicilio, vediamo, una spesa media per 3 persone, la margherita costa 24 euro, il cinese arriva a 42 euro, parliamo di spesa media, il giapponese 63, quello più caro, l'hamburger, essendo un fast food, o meglio quello che i salutisti chiamano junk food, cioè arriva a 18 euro, cioè si mangia con pochissimo. Ferrero, lei ha ribadito spesso l'importanza di cucinare per gli altri, il calore al tavola, il cibo a domicilio.
Tutto questo evoca forse uno scenario un po' freddino, non solo dal punto di vista degli alimenti. Ma guardi, il rischio del cibo a domicilio è quello che si fruisca tutto a domicilio, non più in comunità, cioè da soli. Guardi, non è molto lontano lo scenario che possiamo già vedere in alcune, purtroppo, comunità, sottogruppi di giovanissimi, di persone che stanno chiuse nella propria stanza di fronte al computer. Col computer si fa tutto, si ordina il sesso, si ordina il cibo, si fruisce una finta socialità, ma se noi togliamo il piacere del mangiare insieme, del condividere, abbiamo tolto una parte importante. E allora io ho una piccola, proposta. Vicino a casa mia c'è un ristorante cinese molto buono, di alto livello, perché non ci sono solo i cinesi che fanno gli involtini primavera, e li ho convinti a portarmi a casa i ravioli fatti a mano da loro surgelati. Basta far bollire l'acqua e insieme agli amici li buttiamo per un minuto nell'acqua bollente, e almeno c'è ancora quel rito di cucinare, e soprattutto i ravioli, invece di arrivare come quelle che abbiamo visto in studio, sono buoni e fragranti. Ecco, forse se ci facessimo portare a casa il cibo da cucinare, le verdure già lavate, la sarebbe carne meglio pronta a cuocere, forse sarebbe più interessante. Ecco. Ecco, mi sembra di poter condividere il consiglio di Ferrero. Tra l'altro qui sul tavolo abbiamo una serie di ingredienti già pronti, professoressa Tantillo. Ha ragione Ferrero, cioè gli ingredienti già pronti potrebbero aiutarci a mangiare meglio? Sì, sì, esiste tutta una importanza del ready to cook. Se lo prendiamo in una grande distribuzione, o se meglio ci arriva a casa perché non abbiamo avuto tempo per fare la spesa, va benissimo, anzi tutta quella qualità di cui faceva cenno il dottor Ferrero sicuramente la possiamo meglio condividere, apprezzare, perché è una cosa che facciamo sul momento. Allora, vediamo un messaggio che arriva su WhatsApp. Il consumatore che ordina può pretendere la lista degli ingredienti contenuti nel piatto ordinato, anche degli ingredienti surgelati, Aldo Cursano? Assolutamente sì. La trasparenza, la garanzia, l'aspetto anche degli allergeni che possono creare anche effetti abbastanza dannosi, è un diritto. C'è chi lo mette all'interno degli ingredienti stesso, c'è chi invece su richiesta soddisfa o comunque fornisce questi elementi. È chiaro che è tutto un problema legato a dare valore al cibo. Non c'è dubbio. Perché l'acquisto del prodotto, da dove nasce, da come viene prodotto, da come viene trasformato, il piacere di vivere l'aspetto esperienziale e di condividerlo con le persone care è un qualcosa di altamente culturale che non bisognerebbe mai rinunciare, perché vuol dire rinunciare alla nostra cultura, alla nostra storia. Quindi io il rischio della banalizzazione del cibo solo come bisogno è un qualcosa che appartiene ad altri popoli, ad altre, ma non certo a noi. Grazie Aldo Cursano, grazie alla professoressa Tantillo, grazie a Federico Ferrero per essere stato con noi. Tra poco, amici telespettatori.